Grazie Presidente, molto brevemente, semplicemente per oltre che nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, trattasi del lavoro di ricostruzione dei conti di Roma Capitale, o meglio più che altro della ricostruzione del rapporto con cittadini e imprese che hanno visto in questi anni non ancora riconosciuti i fondi relativi o a prestazioni o a diritti acquisiti per varia natura. Siamo in presenza sia di questo che nell'altra delibera di riconoscimento di debiti relativi a sentenze. Un attimo solo, consigliere, chiedo cortesemente il silenzio in aula. Consigliera Piccolo, per favore. Grazie, prego consigliere. Dicevo, si tratta di riconoscimento di debiti relativi a sentenze di vario livello nell'ambito di quella che è la struttura e le competenze giudiziarie, quindi dai tribunali o altre rappresentazioni dell'autorità giudiziaria, che vedono Roma Capitale soccombente, anche eventualmente dopo dove è stato ritenuto necessario ricorrere nei confronti dei proponenti. E di conseguenza, finalmente, rispetto a chi vantava dei crediti, l'amministrazione riconosce quanto previsto. È un'attività che è stata svolta per l'illustrazione e l'approvazione in commissione bilancio di recente, ed è un'attività che non si ferma, perché in realtà continuamente arrivano alla commissione delibere di questo tipo che danno la possibilità a Roma Capitale di riconoscere questi fondi e di sanare delle partite aperte nei confronti di cittadini e imprese. Grazie.